Allora, l'economia circolare non è niente di nuovo in realtà. Se voi avete mai sentito dire del maiale non si butta via niente, quello è il migliore esempio di economia circolare, perché il maiale si fa lo sciutto, si fa salame, con lo strutto, con il grasso si fa lo strutto. Quello è un ottimo esempio di economia circolare, ma adesso dobbiamo fare un passo avanti. Il passo avanti sta nel ripensare il maiale. Il maiale lo troviamo così, ma tutti i prodotti sono dei maiali, dobbiamo pensarli, individuare quali sono le sacche di spreco, ripensare quali sono gli input che utilizziamo, ripensare quale sarà il loro fine ultimo. Per cui se vi dicono fate i maiali, non prendetela come un'offesa, ma assolutamente utilizzatela come uno stimolo per essere migliori propulsori delle nuove visioni dell'economia. Non esistono mai sprechi, ma esistono sempre nuove opportunità. Quindi tutti, come diceva Manuela, hanno un volo, e quello che per gli altri è uno scarto, voi dovete provare a vederlo come una nuova opportunità, un nuovo motivo per creare qualcosa di nuovo. Basta, secondo me.